E adesso dobbiamo procedere con l'esame del consigliere Marra, che quindi possiamo introdurre. Grazie, buongiorno consigliere. Buongiorno a lei. Senta, la prima domanda che non avevamo previsto ma deriva da una precisazione che lei poc'anzi ha fatto, cioè che la nota a sua firma del 4 aprile venne resa pubblica il 16 giugno anche con un comunicato diffuso alla stampa, ho capito bene? Sì, ha capito bene, io sono disposto, per la verità, se ora, il Presidente lo ritiene, che non sia necessario, perché per la verità, dallo stesso documento che ha prodotto il Pubblico Ministero, si legge che vi fu una nota della Presidenza del 16 giugno 2012, la nota con la quale è stata presa la nota, una nota interna o del sito, era una nota resa pubblica con comunicato si parla di pubblicità, da quasi tutte le agenzie di stampa. Va bene. Credo che su questo sia ormai abbastanza chiaro. Questa era la premessa. Ora andiamo alla domanda. La domanda è molto precisa, ovviamente io la rivolgo a lei, alla sua persona, in questo momento testimone. Quindi lei, nel momento in cui il 16 giugno diffondeste quella nota e quella precisazione, era a conoscenza che da alcuni giorni, il 14 giugno, erano stati depositati gli atti conclusivi dell'indagine preliminare della Procura di Palermo con l'avviso conclusione indagine ad una serie di imputati e tra questi atti vi fosse una intercettazione telefonica nel corso della quale due interlocutori leggevano testualmente quella lettera? Il fatto che non è mera coincidenza che mi dice, mi ricorda lei adesso, ma io le chiedo, non fu in rapporto assolutamente a nulla di tutto questo, non so neanche quando ne presi conoscenza. Non mi permetto di chiedere se fu una coincidenza, io volevo chiedere se lei ha ricordo, se già sapevate, eravate a conoscenza che quella lettera era comunque... No, eravate, se era a conoscenza. Se lei era a conoscenza, o altri che erano diversi dalla persona del Presidente glielo dissero, che quella lettera, diciamo, nella sua materiale lettura era stata registrata nel corso della captazione di alcune conversazioni telefoniche tra il consigliere D'Ambrosio e l'onorevole Mancino. La mia domanda è su un fatto. Sì, ho capito. E allora, io per rispondere leggo questo che è scritto nella nota, perché di questo rispondo avendola vista. In relazione ad alcuni commenti di stampa sul contenuto di intercettazioni di colloqui telefonici tra il senatore Mancino e uno dei consiglieri del Presidente della Repubblica, si ribadisce che ovvie ragioni di correttezza istituzionale rendono naturale il più rigoroso riservo da parte dei loro consiglieri circa i loro rapporti con il Capo dello Stato. Parlare a questo proposito dei misteri del Quirinale è soltanto risibile. Sì, tuttavia, consigliere Marra, però io la fermo un attimo, perché qui veramente stiamo andando oltre quello che noi possiamo... Siccome ha parlato contenuto di intercettazioni, però io la fermo perché questo è il comunicato del Presidente della Repubblica, e quindi non ci perdo. Noi quello che possiamo sicuramente chiedere, invece, se lei fosse a conoscenza, perché il comunicato... Questo comunicato è stato diramato, avendolo io letto, quindi sono a conoscenza dei commenti di stampa sul contenuto di intercettazioni di quello. Quindi lei, avendo diramato questo comunicato, evidentemente a quella data era a conoscenza pure. Esatto. Questo è il dato che mi interessava, diciamo, capire. Sì, era comprensibile dalla nota. Senta, abbiamo parlato, lei ha riferito, rispondendo già alle domande del procuratore, della lettera del senatore Mancino. Ha detto anche, così come risulta dalla nota del 4 aprile, che quella lettera venne allegata alla nota stessa del 4 aprile mandata alla Procura Generale della Cassazione. Lei oggi, abbiamo capito,
è in possesso di quella lettera del senatore Mancini. Non è che oggi ne sono in possesso, sì, sono in possesso dal momento che l'ho trasmessa. Sì. No, glielo dico perché sì. Questa lettera del senatore Mancino, a differenza della nota del 4 aprile, non è acquisita agli atti del fascicolo per il dibattimento, né è conosciuta dalle parti. Io le chiedo se, anche per diciamo avere un quadro più chiaro, anche per le successive domande, evitare, perimetrare bene quello che è il prosieguo previsto dell'esame, se lei cortesemente ne dà lettura al qui. Questo mi deve autorizzare il Presidente, è una lettera di una persona che avete già ascoltato, immagino. L'abbiamo già ascoltata, se non è una lettera coperta da riservatezza, no. Credo che non lo sia, visto che è stata pubblicata sempre da questo comunicato, lei ovviamente se non ci sono questi limiti può sicuramente leggerlo o metterla a disposizione delle parti come preferisce. Sì, chiaramente a disposizione. Allora, una lettera molto lunga, quindi... ma non sarebbe più facile acquisirla, non capisco la necessità di per proseguire lo stiamo facendo. Di stare stiamo facendo proprio questo, nessuna difficoltà. Stiamo dando atto a Verbale che il test consegna. No, e il pubblico ministero chiede di leggere questa lettera. Ma che perché l'interesse per la prosecuzione dell'esame e la piena realizzazione del contraddittorio con tutte le altre parti. Presidente, io chiedo scusa, su questa lettura si anticipa una richiesta di acquisizione di questa lettera a cui noi la lettera la stiamo già acquisendo materialmente. Era anche intenzione della difesa di chiedere, però che stiamo anticipando i tempi. Questo possa servire, ecco la mia discussione su questo, che questo possa servire a un esame ulteriore del test su questa lettera. E non credo che ha già avvocato Piergentili, chiedo scusa, lei la conosce, ma noi no, quindi non posso dire nulla su questo. Volevo solo dire, non credo, è già risposto il test che la conosce, che lui possa venire qui a interpretare né la lettera né i successivi. Non deve interpretare, non chiederò mai un'interpretazione a un test. Allora, intanto diamo atto che il test consegna spontaneamente la lettera a suo tempo inviata, anzi al suo tempo, se c'è una data la possiamo già indicare. Sì. Presidente, perdoni, però potremmo leggerla anche noi. Un attimo soltanto. Io chiedo di prima dell'acquisizione. Il Presidente o noi? Prima dell'acquisizione. Si deve realizzare il contratto. Allora, datata 27 marzo del 2012. Indirizzata al Presidente della Repubblica. E qui vedo che c'è anche allegata una firma, forse è la copia della lettera che lei ha trasmesso poi al... Che cosa è allegato, scusi? Al dottor Esposito, sì. Sì, che è pure allegata. Quella che già noi conosciamo e che è stata resa pubblica. Se vuole toglierla, io per dirle che le ho consegnate io per questo. Sì. E questo, quindi ne diamo atto e l'acquisiamo al... Possiamo averne lettura? Sì, possiamo anche averne lettura, se il pubblico ministero lo chiede, ne ha necessità, possiamo leggerla. Possiamo anche leggere noi, diciamo anche pubblicamente, per poter... Non c'è dubbio. Anche poi per la prosecuzione dell'esame. Quindi se il pubblico ministero ne ha bisogno per l'esame, ne possiamo dare lettura anche noi, o il cancelliere ne può dare lettura, così anche... Però noi comunque poi la vorremmo, diciamo. E allora al pubblico ministero direttamente. Grazie maresciallo. Anche alle altre parti. E anche alle altre parti, evidentemente acquisita al fascicolo del dibattimento, a questo punto quindi a disposizione di tutti. Bisogna forse fotocopiarla. Allora, se il Presidente della Corte mi autorizza. Se vuole leggere lo stesso pubblico ministero, provvediamo noi come preferisci, ma il pubblico ministero può procedere. Allora, Roma 27 marzo 2012. Onorevole Presidente della Repubblica, chiedo scusa se ancora una volta le arreco disturbo per una vicenda che vivo con profonda amarezza. Si tratta pur sempre della cosiddetta trattativa Stato-mafia. Negli ultimi mesi, mentre Palermo processa il generale Mori, allo Stato per il reato di favoreggiamento
ed ha aperto da anni indagini sulla trattativa, Firenze deposita la sentenza penale della Corte di Assise a carico di Francesco Tagliavia, con la condanna di quest'ultimo all'ergastolo per la strage di Via dei Georgofili a Firenze, e Caltanissetta completa le indagini sulla strage di Via D'Amelio con la decisione del GIP di ordinare 3 nuovi e diversi arresti. Buona parte delle richieste del pubblico ministero nisseno si dilungano sulla cosiddetta trattativa, così come ha fatto peraltro la sentenza di Firenze. Come può vedere, onorevole Presidente, indagini e processi, c'è scritto prendono, insomma, giusto, prendono tutti avvio dall'eccidio di Via D'Amelio e dalle bombe stragiste degli anni 1992-93. Episodi che hanno tutti il movente di indurre lo Stato a rivedere la sua strategia nella lotta contro la mafia, predisposta subito dopo la strage di Capaci ed approvata dal Parlamento con la conversione in legge del DL 8 giugno 92 numero 306, convertito con modifiche con legge 7 agosto 92 numero 356. Elementi comuni ai 3 procedimenti penali sono le indagini che partono dalla cosiddetta trattativa e approfondiscono eventuali responsabilità di uomini più o meno vincolati da rapporti di dipendenza con apparati dello Stato. Firenze in primo grado ha dato una motivazione sorprendentemente singolare delle ragioni che consigliarono la trattativa. Aperte virgolette, questione di non poco momento è se la profferta di un accordo sia venuta dalla mafia o se viceversa siano stati apparati delle istituzioni a cercare un approccio con i vertici mafiosi e segnatamente con Totò Riina. Le risultanze dei precedenti di questo processo fanno propendere per la seconda soluzione. Pagina 466 della sentenza De Qua. Vi è di più, signor Presidente. Nelle valutazioni dei comportamenti dei ministri dell'interno e della giustizia dell'epoca non escono bene né il professor Giovanni Conso e neppure, ancor più, il sottoscritto. È stato giusto, mi chiedo, parlare dell'operato dei due ministri che non si sono potuti difendere perché non indagati, per poi dedurre, aperte virgolette. In conclusione non ci si può nascondere che dalla disamina delle dichiarazioni di soggetti di così spiccato profilo istituzionale esce un quadro disarmante che proietta ampie zone d'ombra sull'azione dello Stato nella vicenda delle stragi. Ombra che questo processo non ha potuto dipanare, anche perché la questione si colloca a margine del tema decidendum, che in ultima analisi resta la sussistenza o meno della responsabilità penale dell'imputato Tagliavia. Pagina 510 della sentenza. La Corte d'Assise di Firenze, dopo aver valutato analiticamente anche le mancate proroghe dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, rileva che comunque negli elenchi non si rinviene alcun nominativo di prima grandezza o di quelli emersi in relazione ai processi per le stragi, chiuse virgolette, pagina 487. Insomma, una trattativa avente per oggetto uno scambio risibile. 2. Caltanissetta. La Procura della Repubblica, sulla base delle indagini riaperte sulla strage di Via D'Amelio, indice l'8 marzo ultimo scorso una conferenza stampa nel corso della quale l'ottimo procuratore capo Lari afferma: sono emersi contatti tra il generale Mori e alcuni uomini politici, ma non emergono responsabilità di politici. E aggiunge: rimane accertato un quadro certamente fosco di quel periodo della vita democratica di questo paese, quadro che allo Stato comunque non ci consegna alcuna responsabilità penale di uomini politici allora al potere. Anche la Procura di Caltanissetta ha indagato sulla corretta applicazione del 41 bis. Onorevole Presidente, 3 procure della Repubblica hanno lavorato o continuano a lavorare per venire a capo delle responsabilità penali di chi ha organizzato la strage di Via D'Amelio, di chi ha ucciso a Via dei Georgofili o ha fatto esplodere le bombe a Milano, in Via Fauro a Roma, alle chiese di San Giovanni e di San Giorgio al Velabro di Roma, primavera-estate 93. Centrale per ogni indagine è la valutazione sull'atteggiamento tenuto dai responsabili istituzionali addetti in quel periodo all'applicazione del regime del carcere duro. La domanda che mi pongo, onorevole Presidente, è se un ordinamento come quello italiano non abbia, come io invece credo debba avere ed ha, gli strumenti utili a dare alle indagini quella unitarietà di indirizzo, di procedure e di motivazioni che attraverso un unico organo giudiziario possa esprimere coerenti conclusioni sui fatti oggetti di indagine penale e sulle motivazioni che le hanno originate.
A me, me lo consente signor Presidente, la probabilità che tre procure e tre organi giudiziari possano concludere sui fatti di Via D'Amelio o occasionati dalla strage di Via D'Amelio in modo difforme non appare in armonia con il nostro ordinamento. Non chiedo interventi che possano provocare polemiche per evidenti miei supposti interessi di parte, ma mi attendo iniziative da parte di chi è preposto alla tutela della unitarietà della giurisdizione. La ringrazio per l'attenzione che può riservare alle mie modeste considerazioni e la saluto rispettosamente. Nicola Mancini. Bene, allora restituiamola al cancelliere, se le parti la vogliono esaminare meglio e procediamo con l'esame. Sì, una sola... Prego. Mi consenti di trattenerla proprio... Le volevo chiedere... Lei mi pare che ha detto che comunque prima di inviarla e allegarla alla nota del 4 aprile la lesse. La lesse, la trovai di complessa interpretazione. Sì. E in particolare le volevo chiedere lei come interpretò la... Lei ha detto la trovai di complessa interpretazione, la interlocuzione, se un ordinamento come quello italiano non abbia, come invece io credo debba avere, ed ha gli strumenti utili a dare alle indagini quella unitarietà di indirizzo, di procedure e di motivazioni, che attraverso un unico ordine, organo giudiziario, possa esprimere coerenti conclusioni. Sì, però l'interpretazione sulle parole del Mancino evidentemente non le possiamo. Quest'ultima parte, se si vuole, è completamente assente nella lettera che io ho sottoscritto, dove si parla solo di coordinamento e non, se lei adombra attraverso questa possibile interpretazione, di avocazione. No, guardi, di avocazione la lei. No, Presidente, però il testo sta rispondendo, nonostante, voglio dire. Ho notato proprio la. Il testo sta rispondendo però su un fatto obiettivo. Ecco, quello che nella allora, sua nota non riproduceva allora, questa parte del senatore Mancini. Comunque io ritengo di avere già risposto. Ad ogni modo, chiarisco per l'ennesima volta che si è, con questa allegazione della lettera Mancino, voluto lasciare proprio l'interpretazione delle doglianze del medesimo al procuratore generale della Cassazione, proprio perché fosse lui a verificare i presupposti per attivare esclusivamente iniziative di coordinamento. Questo è qua. La domanda che le avevo fatto era proprio perché avevo notato questa differenza, diciamo, tra la nota del 4 aprile e la lettera del senatore Mancino in questa parte che le ho riletto, in cui si Presidente, ma sarà materia di facciamo discussione. Completare la domanda. No. Sì, ma sarà materia avvocato di discussione. Avvocato Piergentini, facciamo prima completare la domanda perché noi dobbiamo capire. Poi se ci saranno problemi la fermeremo. La fermeremo. La sua osservazione, cioè, ognuno poi nota quel che nota, sarà materia di discussione. Avvocato Piergentini, non credo. Siccome la domanda ancora non abbiamo capito quale sarà. L'ha già formulata e ha già avuto più volte risposta, grazie. Allora, pubblico ministero. Tento di formulare la domanda. Questa differenza in relazione al fatto che la nota del segretariato generale, il segretario generale del Quirinale non riporta in nessuna parte la problematica della eventuale conduzione ad unità delle valutazioni, il fatto che non l'abbiate inserita nella nota alla Procura Generale è stato frutto, diciamo, di una valutazione, di una scelta deliberata da parte sua del consigliere D'Ambrosio? In questi termini la domanda può essere sicuramente ammessa. Da parte di entrambi, certamente. Quindi fu valutata da parte di entrambi. Infatti si è limitato l'intervento in quei termini, quindi poi sta a chiedere a Mancino se intendeva dire che era vocazione. Io ripeto, non mi sento abilitato a interpretare le parole di Mancino, anche perché penso che questa Corte l'abbia ascoltato e lo ascolterà. Come vede, consigliere, non le chiediamo valutazioni, le ho chiesto un fatto. E io ho dato risposto con un fatto. Ha risposto, il testo ha risposto, su questo è chiaro, è stato chiaro. Allora, perché riteneste comunque di allegare la lettera del senatore Mancino
alla Procura Generale della Cassazione. Gliel'ho detto, gliel'ho detto tre secondi fa, perché si è lasciata l'interpretazione delle doglianze al Procuratore Generale della Cassazione, proprio perché fosse lui a verificare quali tipi di doglianze c'erano, precisando peraltro che noi chiedevamo solo di attivare iniziative di coordinamento. Gliel'ho detto, credo, 10 secondi fa. Senta, nel caso specifico della nota del 4 aprile e a sua firma, lei diede... Io tra l'altro questa nota non ce l'ho più, perché gentilmente l'ho data, me la restituiste. Se ne ha bisogno, ne ho una copia almeno tratta dalla pubblicazione sul libro. Molto giusto. Sì, se ne ha bisogno per consultarla, Presidente. Se... No, no, visto che mi fa una domanda sulla medesima, forse sì, qualcuno poi, che l'abbia sott'occhio. Sì. Eventualmente la possiamo sottoporre al, se è necessario. Se è una domanda su questa nota, vediamo la domanda poi. Se ne è necessario per consultarla, gliela mettiamo a disposizione. Comunque, intanto io la consegno al maresciallo, se sì. Poi fosse... Senta, no, la domanda è questa. Di questa nota, e per questa nota, lei diede incarico... No, credo che ancora non abbia nemmeno... No, chiesto. Al momento non è necessario, grazie maresciallo. Diede incarico a qualcuno di informare il senatore Mancino della trasmissione della sua nota del 4 aprile alla Procura Generale? Io, dopo aver sottoscritto questa lettera, non ho più voluto seguire la vicenda. Ho capito. Senta... Né so ciò che è stato fatto, tra l'altro, a seguito della nostra lettera. E no, qui però lei sta introducendo un termine che necessariamente ci impone di chiedere un chiarimento. Sì. Io non ho più voluto, perché se lei ci avesse detto non ho più seguito... Non ho più seguito, però lei invece ha usato un'espressione diversa, non ho più voluto. Presidente, sono 2 ore che mi si fanno domande, allora, mi si fa rispondere 10 volte sulla stessa io cosa. Però gliela devo chiedere il chiarimento. Se lei mi dice l'è scappato e non era questo il suo sentimento, siccome le prendo non altro. Sono, allora lo però prego, la sua espressione è stata non ho più voluto. Io no, siccome a non questo l'ho punto le devo prima, chiedere siccome non l'ho seguita prima, non vedo perché avrei dovuto seguirla dopo. Quindi non l'ha più seguita. Da questo il senso della sua risposta. Esattamente. Pubblico Ministro. Io le ponevo questa domanda per verificare un dato che è già nel processo, attraverso una perizia di trascrizione di intercettazioni telefoniche. Il 5 aprile 2012, quindi il giorno successivo rispetto alla nota, il consigliere D'Ambrosio alle ore 12:28 intratteneva una conversazione telefonica che veniva intercettata sull'utenza del senatore Mancino e diceva, pagina 282 della trascrizione peritale, D'Ambrosio: il punto è molto semplice, questo qui, io ero dell'idea di chiamarla solo e basta, è una mia fina perché ritenevo che fosse meglio. Però il segretario generale ha detto no, va bene, ma informiamolo che abbiamo mandato al procuratore generale. E però, perché noi non potevamo dire cosa abbiamo detto al procuratore generale, Mancino, e beh, certo, è certo, D'Ambrosio, non lo potevamo dire, però adesso lei lo sa. Quando uscirà, uscirà quello che noi, quello che il Presidente auspica. Non so se, tra l'altro, il Presidente... Vabbè, non ha importanza, non è coerente con la domanda, col chiarimento, quello che c'è scritto dopo. E quindi mi astengo dalla lettura in aula. Le volevo appunto chiedere questo. Il consigliere D'Ambrosio, il 5 aprile, dice il segretario generale, quindi... lei, dottor Marra, se capiamo bene, ha detto informiamolo che abbiamo mandato al procuratore generale, e aggiunge noi non potevamo dire cosa abbiamo detto al procuratore generale, nella stessa conversazione invece gliel'aveva letto. Questo però riguarda il consigliere D'Ambrosio. Allora, la domanda che riguarda lei è se lei effettivamente ha invitato il consigliere D'Ambrosio. Non lo ricordo e lo ritengo comunque abbastanza irrilevante. No, questo mi scusi, perché lo ritenga rilevante o irrilevante, questo lo dovrà valutare
sì, il, posso dare la una valutazione? No, la valutazione, no, il testimone non la può dare. Sì, però mi scusate, mi dispiace. Allora io chiedo, allora, perlomeno di poter avere l'intercettazione sotto gli occhi. No. Posso averla? No. Le è stata letta quella parte in cui ha ascoltato il consigliere D'Ambrosio parlando col senatore Mancino. A un certo punto ha detto: il segretario generale mi ha invitato a dartene conoscenza, o qualcosa del genere. Presidente, ma quindi noi, la domanda, non abbiamo nessuna difficoltà, io l'ho letta fedelmente. Ma non è necessario. Quindi la domanda è questa: se lei ricorda di aver invitato il consigliere D'Ambrosio a dare conoscenza della trasmissione della lettera di Mancino al procuratore generale della Cassazione, anche al Mancino stesso. Io non lo ricordo, ma comunque, siccome la mia ultima preoccupazione è quella di smentire un defunto, sarà vero. Benissimo. Pubblico Ministero. Sulla base il dato, questo sulla base, diciamo, della, non solo della sua esperienza, ma della sua, diciamo, della prassi, ma anche della sua conoscenza dei meccanismi interni in relazione a questi episodi. Consigliere D'Ambrosio, in quella stessa conversazione, nella parte che le ho letto, se vuole le metto a disposizione la trascrizione della perizia dei giudici, dice: noi non potevamo dire cosa abbiamo detto al procuratore generale. Ma questo non le chiedo. Aspetti, facciamo completare la domanda, perché anche noi vogliamo comprenderla, e poi vediamo se potrà rispondere. Allora, prego. È il contenuto di un'intercettazione, di un atto, sì, che abbiamo agli atti. Presidente, chiedo scusa, avvocato, se posso intervenire, poiché la vicenda un pochino mi riguarda e mi interessa. Sicuramente. Ecco, se come procedo, io richiamo la sua attenzione, se è corretto che ogni domanda sia preceduta da un'intercettazione che non riguarda il test, ma riguarda altri due soggetti. Però lei ha ascoltato, avvocato Pier Gentili, sì, nel caso precedente, ha ascoltato un riferimento alla persona del test qui presente. Allora e facciamo la domanda direttamente era quella. La domanda al test, e poi il raffronto con la intercettazione sarà materia di valutazione e di discussione. Ma allora, io credo che non sia adeguato, non so, consono al test che sta rispondendo, di far precedere ogni richiesta diretta alla lettura. Condivido con lei l'opportunità ormai superata, che il pubblico ministero avrebbe potuto, prima di leggere un'intercettazione, chiedere al test se avesse effettivamente, però ormai è un momento superato. Noi d'altra parte, prima che leggesse, non lo potevamo noi sapere. Le conosciamo, ma l'abbiamo letta in aula. Possiamo procedere. Allora, pubblico ministero, prossime domande. Questa non è ammessa? No, non l'abbiamo ascoltata, l'è stata fermata prima o non l'abbiamo percepita noi? No, qual è la domanda? Volevo chiedere se sulla base di prassi o regolamenti quello che ha detto il consigliere D'Ambrosio risulta verità, cioè che la lettera non poteva essere letta. Allora, qual è la prassi in questi casi? Quando viene informato il soggetto interessato, perché lei ha detto tante volte veniva per conoscenza inviato al soggetto interessato, qual è la prassi? Veniva trasmesso il documento, lo stesso documento, ma la stessa lettera? Ma io non ho detto assolutamente che la prassi inviare la lettera, io ho detto semplicemente che era normale. Perciò ho detto, mi sono permesso di dire che era irrilevante, non per sottrarmi al giudizio della Corte, ma perché si poteva benissimo con una separata lettera, l'avevo detto prima, informare la persona che aveva espresso la doglianza che vi era stato un interessamento, ma non si leggeva il contenuto della lettera. Io questo non ho mai detto che si è letto il contenuto della lettera, e credo che non risulti neanche dall'intercettazione che sia stato letto il contenuto. Quindi né io invitavo a leggerlo. Vabbè, sul contenuto dell'intercettazione l'abbiamo, quindi non è il caso di entrare. Sicuramente abbiamo un riscontro sulla sua testimonianza riguardo a questa distinzione tra la nota inviata all'interessato e la nota all'autorità. Con tutto il rispetto per i defunti, non ho mai detto che si deve necessariamente dare il contenuto della lettera. Può dipendere a seconda dei casi. Nel caso specifico escludo di averlo detto. Pubblico ministero.
mia domanda in realtà era un'altra, non dicevo se avesse, io chiedevo questo, volevo capire perché il consigliere D'Ambrosio, se non è che chiedo un'interpretazione al consigliere D'Ambrosio, se è sulla base di prassi o regolamenti che il consigliere D'Ambrosio dice che non poteva dare lettura della lettera, non avrebbe potuto dare lettura della lettera. Prassi seguite dal suo ufficio evidentemente, io non conosco le prassi che seguono tutti gli uffici. Io escludo di aver detto che devi dare lettura, devi dare conoscenza del contenuto della lettera, per quanto mi riguarda. Va bene. Senta, molte domande già sono di quelle che avevamo previsto, sono superate da sue risposte a precedenti domande. La ringrazio. Lei è, nel momento in cui inviò la nota del 4 aprile, ricorda chi fosse, da un punto di vista della persona del procuratore generale presso la Suprema Corte della Cassazione, il destinatario della missiva? E c'è nel piedino della lettera, il dottor Vitaliano Esposito. Dottor Vitaliano Esposito. Si è inviata a lui. Sì. In relazione a questa vicenda per la quale fu mandata questa nota, per quello che eventualmente le risulta, lei o altri componenti del suo ufficio contattaste eventualmente anche informalmente altri magistrati della Procura Generale della Cassazione, anche in considerazione del fatto che da lì a pochi giorni il dottor Esposito sarebbe scaduto, diciamo, dal suo incarico di procuratore generale? Io personalmente non ritengo di averlo fatto, l'ho già escluso in risposta ad altra domanda. Che altri possono averlo fatto, non sono in grado né di escluderlo né di ammetterlo. Lei quindi non ha personalmente parlato della questione mai con il dottor Ciani, il procuratore generale? Io non ricordo di averne parlato con il dottor Ciani. Non ricordo. Un'altra domanda, consigliere Marra. Alla missiva da lei inviata, che adesso forse è anche il caso, Presidente, mi permetto per una maggiore comprensione della domanda, che eventualmente il consigliere Marra la possa avere materialmente. Sì, facciamo la domanda e poi se è necessario gliela sottoponiamo. Sì, ma io quella lettera gliel'ho data quando dovevo dare solo la lettera di Mancino, gliel'ho data per dimostrare che ero io sul suo invito. Ma noi, tra l'altro, quella l'avevamo. Non è che me ne sono stato spossessato col mio consenso. E allora gliela possiamo restituire, grazie. Quella possiamo anche staccare materialmente. Bene. Perfetto. Grazie. Così lei ce la sott'occhio e può tranquillamente rispondere. Allora, prego, pubblico ministero. Allora, prima faccio la domanda in termini generici. A quella missiva del 4 aprile da lei inviata al procuratore generale della Corte di Cassazione, seguì, per quanto è a sua conoscenza, una risposta da parte del procuratore generale o da parte della Procura Generale della Cassazione? Io ripeto, non l'avevo espresso polemicamente prima per rendere più incisiva la mia risposta. Non ho più, non che non ho voluto, non ho seguito la vicenda come non l'avevo seguita dall'inizio. Questo è il discorso. Io, la mia attività in proposito si limita alla sottoscrizione di questa lettera, e di questo credo di aver dato tutte le ragioni per cui ho ritenuto che non vi fossero ragioni ostative al suo invito. Quindi non è a conoscenza di risposte eventualmente date dal pubblico ministero. In considerazione del fatto che lei concludeva questa lettera con la seguente espressione: il presidente Napolitano le sarà grato di ogni consentita notizia e le invia i suoi più cordiali saluti, cui unisco i miei personali, lei non ritenne, non avendo notizia di risposta, comunque di sollecitare una risposta così come aveva rappresentato il 4 aprile? No, perché potevano essere non consentite le notizie. Senta, lei conosce
un funzionario dell'ufficio per gli affari dell'amministrazione della giustizia di nome dottor Roberto Mucci. Roberto Mucci credo che sia stato per un certo periodo, non credo ne faccia più parte. Non le so dire adesso quando è andato via, ma comunque. Ma si trattava di un funzionario di che grado? Cioè rispetto... Credo fosse un magistrato. Credo fosse un magistrato, adesso lo ripeto, è da parecchio tempo sì. Che non... Sì. È un magistrato, cioè, ci sta dicendo è un magistrato, ma nell'ambito dell'ufficio per gli affari dell'amministrazione della giustizia era, diciamo, posto a capo di quell'ufficio oppure era un... No, ma c'era una divisione di compiti che faceva il consigliere capo ufficio, se non vado errato forse si occupava delle grazie, ma non mi ricordo, era una ripartizione talora che mutava, cambiava a secondo anche del carico di lavoro, quindi insomma non era un problema non c'era comunque... in cui io dovessi interferire nell'autonomia del consigliere capo dell'ufficio. Stiamo cercando di capire soprattutto se in questo ufficio per gli affari dell'amministrazione della giustizia comunque c'era un responsabile, che era, lei mi pare che ha detto il dottor D'Ambrosio in quel momento. Allora sì, prima di defungere sì, è stato sempre il dottor D'Ambrosio. Non ricordo la data del decesso, ma fino alla data del decesso è stato lui. E per l'organizzazione interna di questo ufficio il dottor Mucci avrebbe potuto, diciamo, adottare un provvedimento di segno diverso rispetto alle linee guida dell'ufficio stesso e dettate anche dal capo, dal responsabile dell'ufficio? Ma se lo avesse fatto penso che il consigliere D'Ambrosio l'avrebbe allontanato seduta stante, non so a cosa si riferisca. Questo secondo l'organizzazione dell'ufficio. Presidente, io chiedo di poter dare lettura, anche esibendone copia al test, sono in grado di fornirne copia alla Corte e al Collegio Difensivo, un provvedimento appunto del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ufficio per gli Affari dell'Amministrazione della Giustizia, numero a firma del... C'è scritto segretariato generale, non segretario generale, se è del consigliere capufficio. Sì, sì. C'è scritto la firma è incomprensibile, ma c'è scritto per il direttore dell'ufficio, dottor Roberto Mucci. Evidentemente ha siglato al suo posto. Allora, è un documento, innanzitutto lo possiamo leggere, poi su questo interpelleremo le parti. La data è 23 luglio 2012, quindi siamo proprio nel periodo di... Presidente, perdoni, però è un documento che noi non conosciamo. Prego. E infatti lo stiamo conoscendo tutti, perché adesso il proprio... Se ne introduce... No, la diversa, la conoscenza è diversa poi dall'acquisizione e dall'utilizzazione. La conoscenza è necessaria proprio per decidere i termini dell'acquisizione e dell'utilizzazione. Il pubblico ministero è autorizzato a leggerlo. Ma ne prenderete tutti, come anche noi, ne prenderemo conoscenza. Ma la conoscenza è cosa diversa, evidentemente, dall'acquisizione e dall'utilizzazione, ancora maggiore. Non possiamo neanche controllare il tenore della domanda, Presidente. Comunque, ci adeguiamo a quello che lei risponde. Lo ascoltate come lo ascoltiamo noi. Poi, se ci saranno problemi su questo, ci sono le copie perché li affronteremo. E allora, pubblico ministero, intanto proceda alla lettura, così ascoltiamo innanzitutto il contenuto. Allora, gentile signor Robino, rispondo all'ulteriore istanza da lei inviata al Presidente della Repubblica. Al riguardo, pur nella migliore comprensione, debbo farle presente che non rientra tra le attribuzioni costituzionali del Capo dello Stato l'intervento su questioni appartenenti alla competenza della magistratura, che opera in autonomia ed indipendenza costituzionalmente garantite, a presidio dell'imparzialità dei giudizi, senza possibilità di interferenze da parte di alcuna autorità dello Stato. Non risulta pertanto possibile compiere in questa sede una valutazione dei fatti da lei evidenziati, né adottare provvedimenti del tipo di quelli da lei auspicati. Allora, facciamo adesso la domanda, o se vogliamo esibire il documento nel caso possa essere riconosciuto. Tali fatti, completo la lettura soltanto per completezza, possono essere soltanto sottoposti al vaglio della magistratura sulla cui la legge regola le condizioni
per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo le disposizioni contenute nel DPR 30 maggio. È probabile che questo signor Robino, no, abbia detto questa lettera in una presupposta istanza che non conosciamo, guardi che io ho subito un torto, guardi che io... Sì, ma non stiamo discutendo di questo, ancora non abbiamo ascoltato neanche la domanda in relazione a questo. No, indipendentemente dalla domanda, è consentito dare una interpretazione autentica al segretario generale? No, anche aspettiamo innanzitutto la domanda, vediamo cosa intende chiedere il pubblico ministero. No, perché è molto evidente. E poi lei ci darà la sua spiegazione. E allora, ascoltiamo innanzitutto il pubblico ministero, la domanda del pubblico ministero. Potremmo sapere dal pubblico ministero se ne ha conoscenza lui stesso, qual è il contenuto della domanda esplicitata dal signor Rubino, perché... Possiamo ascoltare innanzitutto la domanda del pubblico ministero, la domanda, e poi vedremo se in relazione a questo sarà necessario fare altri accertamenti. Pubblico ministero, formuli la domanda. La domanda è questa, se il principio affermato in questa... nota, e cioè devo farle presente che non rientra tra le attribuzioni costituzionali del Capo dello Stato l'intervento su questioni appartenenti alla competenza della magistratura, che opera in autonomia e indipendenza costituzionalmente garantite, a presidio dell'imparzialità dei giudici, senza possibilità di interferenze da parte di alcuna autorità dello Stato, e comunque diciamo appartiene a quelle prassi che lei ha detto in alcuni casi venivano seguite per archiviare direttamente la pratica senza investire o trasmettere alle autorità giudiziarie alcunché. Allora, la domanda è chiara, adesso è l'occasione per dare quelle spiegazioni che lei riteneva. È evidente che c'è una differenza nettissima, forse se si fosse conosciuta la domanda a cui risponde Mucci sarebbe stato ancora più evidente, ma è comprensibile. Ci sono molti casi in cui si chiede al Presidente della Repubblica di intervenire nel merito di una decisione, di una vertenza, e questo è chiaro che il Presidente della Repubblica o chi per lui risponde non rientra nelle competenze, ma dire che il Presidente della Repubblica non si possa occupare delle modalità di funzionamento degli uffici giudiziari significherebbe dire che la grande quantità di interventi pubblici che il Presidente della Repubblica ha fatto al CSM non rientrano nelle sue competenze. La risposta è chiara ed esaurita. Sì, ma io chiedo, adesso non so se... dobbiamo anche discutere dell'acquisizione di questo... No, credo di no, non è stata fatta richiesta, non lo so se sarà fatta richiesta. Se il pubblico ministero fa domanda al test e il test risponde su un documento, io non... ne viene data pubblica lettura. Perché della mia risposta si deve dare atto. Chiedo scusa, dottor Ma. Scusi. No, volevo solo evidenziare una mia opposizione, perché... Opposizione a che cosa? All'acquisizione? Sì, all'acquisizione. All'acquisizione ancora non è stata chiesta. Perché non sono fatti pertinenti a questo procedimento. Tra l'altro si specifica alla fine di questo documento: tali fatti possono essere solo sottoposti al vaglio della magistratura sulle condizioni per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato. E l'abbiamo ascoltato tutti, avvocato. Allora voglio dire, questo la domanda nei termini in cui è stata posta è stata ritenuta ammissibile, l'ammissibilità viene confermata. Il test ci ha fornito la sua spiegazione, che credo che sia esaustiva ed esauriente, e la questione può essere chiusa qui. Pubblico Ministero, se ci sono altre domande, procediamo. Presidente, non abbiamo altre domande in questa fase dell'esame. E allora.